Ciao ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul canale, un calorosissimo benvenuto a chi si trova sul Bagatto della Papessa per la prima volta. Io sono Rosa e con questo video vedremo insieme come sta la persona da cui vi siete allontanati. Quindi, se c'è stato un distacco, una presa di posizione, un atteggiamento da parte vostra di chiusura, andiamo a vedere come sta reagendo dall'altra parte la vostra persona. Ovviamente può essere anche un qualcosa che è avvenuto diverso tempo fa. Non importa, l'interattivo è sempre valido dal momento in cui lo aprite e per la questione per cui state chiedendo. Per l'interattivo di oggi utilizzeremo le sibille che ho rispolverato, i Twin Tarots per capire insieme com'è la situazione e come sta, e i tarocchi per andare a capire che tipo di rapporto c'era, perché vi siete allontanati e così via. Quindi, per voi ci sono due varianti, le prendiamo qui e ve le faccio vedere. Due splendidi cristalli. Il primo è il turchese e il secondo è il quarzo bianco. Io direi che mentre voi vi concentrate su questi cristallini, li metto qua e iniziamo a preparare insieme le varianti. Quindi vediamo un po'. La variante numero 1 la mettiamo qui e qui mettiamo la variante numero 2. Ottimo. Bene. Con questa carta, con questo oracolo andremo a definire le sue energie in generale per capire come sta. Io ve le sistemo qui. Fate come sempre il vostro respiro profondo, chiudete gli occhi, immaginate la vostra persona da capo a piedi e poi chiediamo insieme alle carte come sta la nostra persona dopo l'allontanamento. Potete scegliere la variante 1 o la variante 2. Se non avete ancora scelto, mettete in pausa il video e intanto io vi aspetto con la variante numero 1. Benvenuta variante numero 1, andiamo a mettere questa da parte, perché ci aiuterà nella risposta di dopo. E andiamo a vedere con i tarocchi cosa è successo fra di voi, quindi qual era la vostra situazione, quindi la situazione fra voi e la variante numero 1. Andiamo un po'. Ok, già dal taglio qui emergono due figure. Ok, una ufficiale e una nascosta, quindi qui c'era della rivalità. Allora, stesa è abbastanza chiara qui. Qui c'è stato un allontanamento, un distacco per via proprio della presenza di quest'altra persona. Quest'altra persona che in qualche modo vi allontanava, teneva il rapporto molto freddo, non permetteva al vostro rapporto di crescere. Indipendentemente da chi siete voi nel ruolo, quindi se ricoprite il ruolo dell'ufficiale o meno, indipendentemente che sia un rapporto di amicizia o d'amore, qui c'è un'altra persona che si è intromessa. E questa intromissione ha causato una grandissima sofferenza, perché ci sono state bugie, pettegolezzi, tradimenti. Insomma, vi siete sentiti perennemente messi alla prova, perennemente soffocati. Erano inutili le parole che potevate dire, i gesti che potevate fare. Qui, comunque, questa persona si è sempre tenuta lontana, quindi non si è mai lasciata andare al 100%, comunque è iniziato a ritirarsi con l'arrivo di quest'altra persona. Quindi qui vedo una situazione che pian piano si va raffreddando fino a causare appunto questa grande sofferenza nel cuore. E qui voi avete deciso di allontanarvi, avete deciso di staccare, avete deciso proprio di prendere un po' di pausa, di fare un respiro per permettervi di guarire. Perché qui stavate veramente male. Questo tre di spade in questo mazzo mi fa pensare ad una sofferenza che vi fa quasi urlare dal cuore, non dalla gola, ok? Qui il distacco c'è stato proprio perché voi eravate alla ricerca di un qualcosa di più
bello o comunque per mettere alla prova questa persona. In ogni caso non sopportavate più questo dolore dovuto all'intromissione di quest'altra figura. Per le situazioni amorose è abbastanza chiara la situazione: qui c'era un triangolo e voi non accettavate più questa situazione di triangolo perché stava diventando troppo doloroso non potersi vivere la relazione come la volevate voi, indipendentemente dalla parte. Se una situazione d'amicizia, qui si è intromesso qualcuno nella vostra amicizia che ha causato pettegolezzi e quindi vi siete dovuti allontanare per far capire anche all'altra persona il vostro valore. Perché comunque è vero che forse all'inizio avete pensato di allontanarvi e di staccarvi per stare meglio, però guardando questo carro e questa figura sul carro, è quasi come se il vostro allontanamento dovesse dimostrare a questa persona effettivamente il vostro valore. Quindi si passa da un allontanamento legato al voglio stare meglio, il 6 di spada, andare verso acque più tranquille, a un allontanamento del tipo adesso ti faccio vedere quanto sono importante. E tra questo allontanamento, quindi tra questa volontà e questa, c'è di mezzo una grande sofferenza. Se vi ritrovate in questa situazione, andiamo a vedere come sta la vostra persona. Se la vostra situazione non è questa, tornate all'inizio del video e scegliete l'altra variante. Allora, vediamo come sta questa persona. È uscito l'arcano della stella. Sicuramente questa persona è molto concentrata sulle sue cose in questo momento, eh. Io qui non escludo che voi adesso, allora, per alcuni potrebbe esserci anche il tentativo di ritorno da parte vostra, per altri potrebbe essere che mandate dei segnali in qualche modo per farvi notare, storie, stati e così via, insomma, state cercando di farvi notare. Questa persona però al momento le carte mi dicono è molto concentrata su se stessa, è molto concentrata sui suoi obiettivi. Vediamo come sta questa persona da quando vi siete allontanati, quindi come sta senza di voi. Allora, qui c'è sicuramente il fatto che questa persona pensa che in qualche modo voi vi rifarete vivi, vi riavvicinerete, ma soprattutto come sta? Allora, sicuramente qui c'è molto la vostra speranza del fatto che questa persona torni, faccia un passo, e questa persona lo sa, quindi sa che voi ancora siete nella sua vita, è ottimista. Ed ecco spiegata anche l'arcano della stella che mi parla di speranze. Questa persona è ottimista sulla situazione tra di voi, quindi come sta? Infatti anche qui, vedete, mi sono uscite due figure femminili, quindi qui la storia si ripete. Allora, come sta questa persona? Come vi dicevo, in questo momento si sta concentrando su se stessa, sulla propria guarigione, sui suoi obiettivi, che possono essere anche degli obiettivi di carriera. Non vi posso dire che sta male al 100%, perché come vi dicevo, questa persona è ottimista sul fatto che la situazione fra di voi, in un modo o nell'altro, nel tempo, si aggiusterà. Questa persona vi pensa tantissimo, però allo stesso tempo è molto bloccata ed è sicuramente in pena per quello che è successo, perché ha delle situazioni turbolente in casa. Quindi questa persona nei vostri confronti vorrebbe fare qualcosa per recuperare il tutto, perché comunque un senso di tristezza questa persona lo sente nei vostri confronti, in qualche modo voi mancate, però è come se percepisse che adesso debba mettere una pietra sopra e dedicarsi ad altro, quindi ripristinare tutto. Se siete voi la moglie qui e non l'amante, allora, qui potrebbe indicare che questa persona ha deciso di mettere una pietra sopra con l'altra perché vuole dedicarsi a voi. Perché qui vedete, il suo pensiero è concentrato sulla donna di casa, quindi sulla donna ufficiale in questo caso. Però non è un pensiero, questo ve lo dico al di là di tutto, è un pensiero abbastanza pesante di angoscia, di scombussolamento, perché questa persona in realtà
vorrebbe tenere i piedi in due scarpe. Questo ve lo dico al di là della parte lesa, quindi non è che ha capito benissimo quanto voi stiate soffrendo, quanto stia soffrendo l'altra, semplicemente è un po' in mezzo e non vuole lasciare né una cosa né l'altra. Adesso, se proprio deve mettere una pietra sopra qualcuno, mette la pietra sopra l'amante. Perché? Perché è la cosa che vede più semplice, giusto perché magari qui potrebbero esserci di mezzo anche dei figli, dei bambini o altre persone, per cui potrebbe essere più complicato. Però questo non significa che questa persona abbia mollato definitivamente la presa. E ve lo dico perché questa carta della stella e la speranza che usciva al taglio mi fa pensare che questa persona col pensiero ancora c'è. Quindi è ancora ottimista. Potrebbe esserci in qualche modo un contatto tramite i social, quindi potrebbe vedervi tramite i social, ammirare ancora la vostra bellezza, ammirare ancora il vostro modo di fare, o se siete la moglie, qui potrebbe parlare dell'altra, quindi ancora potrebbe guardare il profilo dell'altra, essere in contatto con l'altra. Quindi qui questa persona, diciamo, l'esservi allontanati, non è che sta sortendo chissà cosa, sicuramente metterà una pietra sopra la situazione, ma è una cosa momentanea ed è giusto per tamponare una situazione che può essere turbolenta e problematica dal punto di vista familiare. Infatti, questa persona ha proprio il cervello in fumo sul come fare, perché è molto divisa nel qui e ora. Quindi, come sta vivendo il vostro allontanamento? Allora, sicuramente sta cercando di pensare ad altro. È ottimista. Ottimista perché pensa che in un modo o nell'altro la situazione si risolve, magari quando si acquieteranno le acque. Non riesce ancora a fare una scelta, ma se proprio deve scegliere qualcosa, mette da parte per le situazioni amorose. Adesso passiamo anche all'amicizia: mette da parte quello che è l'altra, l'amante. Ma vi dico e vi ripeto perché questo deve essere un po' un monito. Non lo fa per chissà quale motivo, ma perché vede più complicato mettere una pietra sopra sull'attuale sua famiglia. Purtroppo questa è una persona che è molto concentrata su se stessa. Per tutte le carte che sono uscite, questa persona ama soltanto se stessa. Ve lo dico. Perché almeno da qui è molto concentrata su di sé. Ok? Se invece stiamo parlando di una situazione di amicizia, allora, che dire? Questa persona adesso si sta dedicando ai suoi progetti e alle sue cose, come vi dicevo fin dall'inizio, sta ricreando il proprio benessere, quindi comunque sta bene. L'unica cosa è che vedo che magari ha dei rimpianti rispetto al tipo di complicità e di intimità che c'era fra di voi, ma in ogni caso qui c'è ancora quest'altra persona di mezzo che può andare a rovinare ulteriormente il vostro rapporto. Per alcuni potrebbe essere una sorella, un'altra amica, potrebbe essere la ragazza. Insomma, qui potrebbero esserci diverse questioni che preferisce mantenere rispetto alla vostra amicizia. In ogni caso, qui un po' di rimpianto rispetto all'intimità che c'era, come vi dicevo, c'è al di là della situazione. Anche per il caso dell'amicizia, qui non vi posso dire che questa sia una persona che ha un cuore puro al 100%, anche in questo caso la vedo particolarmente concentrata su se stessa. Bene, ragazzi, io spero che al di là di tutto l'interattivo vi sia piaciuto e che abbia risuonato con voi. Se c'è qualcosa di poco chiaro, fatemelo sapere nei commenti e se ha risuonato, lasciateci un like. Se non ha risuonato con voi, tornate all'inizio del video e scegliete l'altra variante. Ciao! E diamo il benvenuto alla variante numero 2. Prima di svelare come sta questa persona da quando vi siete allontanati, andiamo a fare una breve lettura delle energie per capire il motivo del vostro allontanamento, così che possiate capire se la variante è la vostra oppure no. Variante numero 2 con questo splendido quarzo bianco, meravigliosa pietra, piena di luce. Allora, vediamo un po' qual è stato il motivo del vostro allontanamento. Allora, qui era come se la situazione fosse stagnante, come se ci fossero dei blocchi a procedere, come se ci fossero troppi dubbi, troppi silenzi, troppe pause, troppo mistero. Voi avete preso il distacco perché questa persona c'era e non c'era, anzi, era più il momento in cui non c'era, qui dicono. Vi siete ritirati in silenzio.
Allora, vediamo un po'. Ho una sensazione, ma Allora, perché vi siete allontanati qui? Sembra quasi che voi vi siete allontanati da questa persona per cercare il vostro stato di benessere, per mettere una parola fine ad una situazione che ormai stava diventando pesante e tossica. Prima di raggiungere questa consapevolezza, comunque, qui c'è stato un cammino non indifferente. Qui non ci vedo tante situazioni del tipo c'era qualcun altro, si è intromesso qualcuno, qui non andavate d'accordo con questa persona, vi stavate rendendo conto che era diventato un rapporto di dipendenza o di codipendenza, un rapporto tossico, un rapporto sterile in questo caso, per cui dopo un lungo percorso di meditazione e di introspezione, dopo questa maturità che avete raggiunto qui, finalmente avete preso il coraggio e avete messo la parola fine. Ma io qui questa parola fine la vedo dettata anzitutto da un bel discorso, del tipo qui non andiamo d'accordo, quella, dopodiché vi siete chiusi nel vostro silenzio. Avete iniziato un nuovo percorso, avete iniziato la vostra vita, qui io vedo un senso di libertà e di liberazione. Sembra quasi che l'esservi allontanati da questa persona vi renda super felici. Tra l'altro, qui emergono diversi chakra. Vedete qui mi fa riflettere, si vede il terzo occhio, si vede il Manipura, qui si vede il chakra del cuore sia qui che qui, quindi è come se ci fosse stata una sorta di pulizia completa, di liberazione anche dal punto di vista dei chakra, quindi dal punto di vista energetico. Avete ripreso in mano il vostro intuito, il vostro intelletto, il vostro coraggio, il vostro corpo, la vostra mente, quindi qui vi siete proprio riappropriati della vostra vita. Questa è la motivazione profonda per cui vi siete allontanati da questa persona. Sicuramente vorreste in cuor vostro che questa persona cresca, che in qualche modo evolva come vi siete voluti voi, però in realtà nel tempo vi siete resi conto che è meglio soli in questo caso che mal accompagnati. Percepisco proprio questo. Voi col tempo avete valutato sicuramente la persona diversamente, questa persona da cui vi siete allontanati. Inizialmente era un qualcosa di splendido, di meraviglioso, sembrava tanta saggezza, tanta misticità, cioè c'era un rapporto veramente importante, veramente profondo, di complicità. Poi col tempo l'avete visto per quello che era, una persona dalla quale è meglio allontanarsi. Sicuramente ancora un po' di legame c'è, però è sottile, lo percepisco molto leggero, perché come vi dicevo, intanto voi siete andati incontro al vostro benessere. Se si parla di una situazione affettiva, ma anche di un'amicizia, ma anche di una situazione di lavoro, qui voi dopo un bel discorsetto avete preso un bel po' di coraggio, vi siete liberati e siete andati per la vostra strada. Se vi riconoscete in questa energia, vediamo come sta la vostra persona, altrimenti tornate all'inizio del video e scegliete l'altra variante. Andiamo a vedere qui. Beh, allora questa persona sicuramente è un po' arrabbiata nei vostri confronti, quindi sicuramente qui non è in pace. Con questa forza, il negativo, la percepisco lì pronta ad aggredirvi, lì pronta a tornare, lì pronta un po' anche a ferirvi con le parole, perché questa persona ha l'orgoglio molto ferito. Come avete potuto allontanarvi, farvi la vostra vita, stare bene, mettere in giro anche foto in cui state bene, dare informazioni in cui state bene? Cioè, questa persona, anzitutto sento molto possesso qui di questa persona, molta possessività, ma poi è veramente furioso per questo vostro gesto. Vediamo come sta questa persona da quando vi siete allontanati, come percepisce il distacco da voi. Allora, interessante la cartella leggerezza, ora la raddrizzo. Allora, sicuramente qui c'è un appesantimento, la cartella leggerezza era venuta al contrario, io di solito le tengo tutte al dritto, quindi un motivo c'è. Quindi sicuramente ha percepito un appesantimento della sua vita, della sua situazione.
vorrebbe in qualche modo ripristinare il rapporto con voi. Pensa che quello che voi avete fatto sia una sorta di imprudenza, che l'abbiate fatto a cuor leggero, mentre questa persona invece dice, come vi dicevo fin dall'inizio, l'impressione che ho avuto è stata questa, quindi come fai ad andartene dopo tutto quello che abbiamo vissuto insieme, quello che abbiamo costruito, il tempo che ho investito su di te e così via? Vediamo un po'. Sicuramente è in uno stato di inimicizia questa persona legata al cambiamento degli eventi. Quindi vediamo un po' come sta questa persona. Morte, distruzione. Allora, qui la stesa è un po' pesantina, perché questa persona l'avete letteralmente mandata in tilt, ragazzi e ragazze, che state ascoltando questo interattivo, variante numero 2. Perché avendo fatto quest'azione a cuor leggero, questa persona non sa nemmeno come prendervi. Perché non c'è stato un vero e proprio scontro. Cioè, siete andati lì e avete detto basta, io vado per la mia strada. E questa persona ha potuto dire solo ok. Però dentro sta covando tanta di quella rabbia. E che tra un po' esplode, poverino, poverina. Qui sicuramente ce l'ha con voi. Il cambiamento è arrivato all'improvviso, percepisce che è una situazione chiusa, ma vorrebbe in qualche modo che cambiasse la situazione, però capisce che c'è poco da fare, è molto triste, è molto malinconico, ha molto rammarico per come sono andate le cose, c'è molta nostalgia del passato qui. Vorrebbe, come vi dicevo, rintrufolarsi, però nel momento in cui va a rintrufolarsi si rende conto che non c'è trippa per gatti, quindi anche se vorrebbe scrivervi, se vorrebbe palesarsi, questa persona magari si trattiene perché comunque sa che non c'è molto da fare, proprio per il modo in cui voi avete chiuso, vi siete allontanati, per il modo in cui siete diventate queste splendide farfalle, questa persona dice ma io che mi avvicino a fare. E qui questa persona paventa dell'allegrezza, paventa della tranquillità, fa finta di stare bene, ma in realtà è proprio destabilizzato, quindi qui c'è un tentativo da parte di questa persona di ostentare, di stare bene, di che vada tutto a posto, anche se doveste vedervi o sentirvi. Questa persona vi direbbe: no, tutto bene, ma figurati, sono felice, mi sono rifidanzato, mi sto rifrequentando, sto assumendo nuove persone. Qui potrebbe paventare che ci sono delle grandi novità nella sua vita, ma la verità è che sta malissimo. Questa persona non c'è più con la testa. Non vi dico che c'è un pensiero positivo nei vostri confronti perché non c'è. Qui potrei vederci anche qualcuno che cerca un po' di vendetta. Poi magari in cuor suo non ci riuscirebbe, però quell'atteggiamento, diciamo, magari vi osserva e vi spia con la volontà che voi in qualche modo vi succeda qualcosa di non proprio positivo, così che possa rinfilarsi nella vostra vita e dire: ah, hai fatto tutto questo, hai visto cosa hai perso, quella. Quindi percepisco un'energia di questo tipo che è molto pesantina. Quindi, cosa ha capito dopo il vostro allontanamento? Sicuramente ha capito cosa ha perso. Questo, non lo possiamo mettere in dubbio, le carte parlano da sé. Però, se voi vi aspettate una crescita da parte di questa persona, un miglioramento dalla parte del carattere, qui c'è solo stato un peggioramento del carattere. È del modus operandi, quindi qui non è cresciuta la persona, anzi si è involuta, c'è stato un cambiamento negativo. Però quello che vedo è che sicuramente se vi può coccolare un pochino l'ego è che questa persona riconosce ancora il vostro valore, i vostri meriti nella sua vita e percepisce proprio un qualcosa che manca. Qui ve ne siete andati via, avete portato via tutta la luce, la gioia che i fiori della sua vita. Vedete questa carta della malinconia? Mi sono proprio concentrata adesso su quest'albero che sta perdendo le foglie, quindi non è più primavera nella sua vita, è arrivato l'autunno. Questo è quello che pensa questa persona. Purtroppo è una persona che ha dei limiti caratteriali o comunque ha bisogno del suo tempo per maturare, anche se qui per le carte che mi sono uscite percepisco ci siano più dei limiti dal punto di vista del carattere di questa persona perché mi sembra un po' aggressiva e vendicativa, tant'è che voi l'avete riconosciuto subito come tipo di atteggiamento e ve ne siete allontanati. Variante numero 2, direi che hai fatto più che bene qui ad allontanarti da questa persona perché è una di quelle persone che porta questa destabilizzazione che ha dentro, la esprime fuori e destabilizza tutto il resto del mondo. Quindi qui vedo adesso te che sei estremamente felice e questa persona che non sta proprio bene, quindi direi che la scelta l'hai fatta
in maniera ben ponderata. Io spero che vi siete riconosciuti nella stesa e che abbia risuonato con voi. Se ha risuonato, fatemelo sapere nei commenti e lasciateci un like. Se non vi siete ritrovati, tornate all'inizio del video e scegliete l'altra variante. Se non vi ritrovate in nessuna delle due stesure, perché nessuna delle due stesure risuona con voi, provate a guardare nel canale se c'è qualche altro interattivo con lo stesso tema per cercare lì la vostra risposta. Ricordatevi, come sempre vi dico, sono stesure generali e non tutto può risuonare al 100% con voi, ma se risuona con voi io sono molto felice. Con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!